Saluto a tutti. Allora, cosa tratta questo video? Vi ricordate sul video precedente che avevo detto che questo comando distanza scatta non sapevo cosa era, infatti non lo sapevo, ma oggi ho detto fammi un po' fare delle prove per vedere a che serve. E allora ho scoperto insomma l'utilità di questo comando e sono andato a tradurmi scatter su Google Translator e significa scatter significa diffusione, ok? Quindi ho potuto immaginare una distanza di diffusione dal pennello e in effetti è così, perché se io ad esempio facciamo una prova. Mettiamo un po' il pennello. Allora, se io ad esempio qui su distanza scatter, mettendo su deposito, metto ad esempio 30, quando io vado a tirare giù il pennello da sopra, vedete cosa fa? Fa una diffusione oltre il limite del pennello. Se metto 60, sarà una diffusione maggiore. Vedete? Cioè mi uscirà dal centro del pennello 60 mm entrambi i lati, sia a destra che a sinistra. Guardate che carina sta cosa. Ci si può fare anche una sorta di texture, no? Quindi questo è quello che serve il comando scatter, distanza scatter. E poi però vorrei aggiungere anche un'altra cosa. Io qui il limite lo conoscete, spero di sì, comunque ve lo rispiego. Allora, cominciamo dall'inizio. Allora, se io mi metto invece che sul normale, che non mi dà nessun comando, comincio a mettere limite, mi dà spessore specifico. Se io lo seleziono e metto, ad esempio, lascio 0 e vado su incidi. Io praticamente qua, quando vado a incidere ad esempio una parte di un rilievo, sono sicuro che, un attimo mi prendo sul timbro, limite, mettiamo a 0, se io adesso con il comando taglia vado a tagliare, sono sicuro che non mi va oltre il piano 0, ok? Quindi io taglio. Che non taglio niente, un attimo. Ah sì, ok, taglio, ecco qua. Allora, mettiamo il limite. Limite 0 serve per non andare oltre lo 0 del foglio. O altrimenti, se io ho più materiale, ad esempio, io qua faccio. Dunque, deposito, ok, se io qua metto un po' più forte, ok, ecco. Me l'ha fatto. Allora, se io ad esempio qui lascio spessore specifico 3, chiamo 3, invece che con incidi vado con il deposito, quando io vado a depositare sono sicuro che oltre i 3 mm non va. Cioè, vedete? Se io vado a misurare qua sopra e guardo qua la Z qua sotto, guardate anche voi, mi metto qua sopra, sono 3 mm. Quindi mi dà un limite specifico di uno spessore. Quindi se mettiamo conto, io vabbè, adesso questo qui vedete, la forma è un po' quadrata, se io metto rotondo, misuriamo un po' la grandezza del pennello. Se io metto tondo, me lo fa tondo, chiaramente
andando oltre 3 mm. Se io vado a 5, vedete che è rimasto un po' piatto. Questo è successo perché comunque diciamo la grandezza, l'altezza del pennello è maggiore dei 3, perché se io metto 5, 5 sicuramente viene più stondato sopra, eccolo qua, infatti, vedete? Perché rispetta più l'altezza del pennello, no? Ok? Vedete, è più tondo. E quindi se voglio fare una cosa che abbia uno spessore che deciderò io, e esempio appunto 5, io sono sicuro che ogni spennellata che faccio sarà sempre di 5. Se mi metto qua sopra, il punto preciso, vabbè, quasi 5. Devo ripassare ancora. Ok, 4,97 eccetera. Comunque questo è il discorso. Ok, quindi spessore limite, spessore specifico. Se io voglio andare sotto al piano adesso rimettiamo 5. Se io vado però con incivi, ok? Se vado con incivi andrà sotto di 5. E infatti, ecco fatto. Vedete? Io adesso se vado a misurare qua, ah no, ok, mi ha lasciato questa misura, 3,901, mettiamo 5, così siamo sicuri che è una misura che ho messo io. Adesso vado a togliere l'interno con l'incisione, state tranquilli che qui siamo a meno 5, eccolo qua sotto, sulla 0. Ok? Quindi questo è il comando limite. Adesso vediamo timbro. Dunque, spessore specifico a questo qui sarà sempre del limite. Intervallo stamp sarà l'intervallo di questo timbro. Adesso se io faccio col deposita, vado a fare questo lavoro, ah, che miseria, me lo toglie, perché? Distanza scarto, limite, timbro, oh. Allora, distanza scarto, prendiamo. Intervallo stamp, mettiamo 10. Allora, ecco qua, vedete? Adesso lo stamp, cioè il timbro, mi clona a una distanza di 10 la forma del mio pennello. Se io diminuisco 10 e metto 3, sarà più ravvicinato, vedete? Guardate che carino. Eh? Se io metto 20 sarà più distanziato ancora. Guardate un po'. Si possono fare delle cose, dei disegni in sequenza molto carini. Ok? Se io volessi creare, vedere, qui non si può fare però. Vediamo se possiamo fare. No, vabbè, ok, facciamo gli studi approfonditi, facciamoli dopo. Adesso comunque vorrei cercare di far capire, ecco, la base. Comunque, questo qui è il discorso dell'intervallo stamp, che sarebbe il clone. Ok, mettiamo 5. E fa una sorta di bruco. Se io adesso metto lo spessore specifico a 10, del limite, me lo farà più alto. E ecco come giostrare questi comandi insieme, limite e intervallo stamp. Questo è più alto, vedete, di questo. Va bene? E poi distanza pennello scatter l'abbiamo visto prima.
va bene. Adesso vediamo la distanza pennello. Questa cosa qui è utile secondo me per fare, puliamo intanto lo schermo, questa qui è utile per fare dei contorni. Se ad esempio io, vediamo questi altri, lasciamo lo spessore 0 qua, va bene. Se io ad esempio volessi fare, io vediamo un attimino se riesco. Allora, facciamo ad esempio la forma di un sopracciglio, no? Ok. Amici. Vediamo di uno spessore. Bene, e applichiamo. Adesso questo qui è abbastanza definito, no, sul bordo, però mettiamo che io ho una situazione. Allora, vediamo qua, mettiamo, ecco, la forza al massimo, qui cerchiamo di sfumarlo parecchio. Allora, diciamo che questo comando lo uso quando ho delle parti da definire, quindi se io volessi seguire un contorno e creare un dettaglio più definito sul bordo, allora che faccio? Allora, io adesso riprendo incisione e do una distanza del pennello ritardato a 20, mettiamo. Diminuiamo la lunghezza e la distanza. Allora, se io volessi fare una definizione qui intorno, se io lo faccio senza, metto senza un attimo, no? Me lo faccio sotto, se io faccio senza, vado appresso col mouse e diciamo mi resta un po' più complicato fare le cose precise. Se io metto la distanza pennello ritardato a 20, mi lascia una sorta di riga, vedete? E parte dopo, cioè io me lo porto appresso, vedete? E riesco ad essere più preciso su questo tipo di lavori, cioè sui lavori di scontornatura, vedete? Me lo trascino dietro il pennello. Cioè io non vado avanti con la crocetta e sta lì, sta dietro, cioè è ritardato, vedete? Tac, e parto. Riesco a fare dei lavori con più precisione intorno al, togliamo questo spessore specifico, attorno ai bordi. Ok? Vedete? Vediamo sto stamp. Affogniamo un po' di più. Vedete, me lo trasporto. Riesco a fare delle cose molto più dettagliate e riesco a scontornare meglio intorno ai bordi. Secondo me l'utilità di questo comando è fenomenale. Va bene, io penso di aver detto tutto. Qui, vabbè, questo qui l'ho detto già nell'altro video. Specchia Inix, chiaramente qua si basa sullo zero. Se io mi metto, ad esempio, con deposito, mi metto qua, questo qui, lo specchia Inix, me lo specchia da quest'altra parte, cioè mi fa la simmetria, chiaramente alla stessa distanza partendo dallo zero. Se io mi metto vicino allo zero me lo fa vicino, vedete?
Quindi questo qui, secondo dove stai, agisce. Quindi lo specchia. Se io sto a 150, me lo specchierà a meno 150. Ok, chiaro. Specchia in Y, è da sotto, quindi metto sempre vicino allo 0, me lo fa vicino allo 0. Qui me ne ha fatti due perché ci sta sia in X che in Y. Se io tolgo in X, me ne fa uno, vedete? Se lascio in X, me fa anche quello in X. Vabbè, chiaramente qua vicino, vedete? Mi fa sia per così che per così. Vedete? Tac. Lo fa anche in x, cioè questa è x e questa è y. Se tolgo x, me lo fa solo in x, solo da sopra a sotto. Va bene, spero vi abbia piaciuto questa chicca e ci sentiamo alla prossima. Saluto a tutti.